Adesso vogliamo spiegare perché è importante conoscere la relazione inversa tra basi e luci. È importante saperlo perché comprendiamo meglio come è formato il sistema dell'anima comune, che si è formata dopo la frammentazione dell'anima di Adamo Rishon e come, partendo dal primo cabalista, l'Adamo, si è cominciata a riformare con l'apporto di tutti i cabalisti della storia. Dunque, abbiamo il primo cabalista, Adamo, che scrive un libricino molto piccolo, di poche pagine, l'Angelo Raziel, circa 6.000 anni fa. E questo possiamo definirlo come il vaso più puro di tutti. Grazie a questa purezza riesce per primo a entrare in contatto con la luce, che possiamo indicare con N, come la luce di Nefesh. Dopodiché, sappiamo che dopo l'Adamo, dopo 20 generazioni, abbiamo Abramo, che vive in Babilonia, quindi aumenta l'ego, diciamo, il vaso diventa un po' più spesso, e anche lui entra in contatto con questa luce di Nefesh. Entrando in contatto con questa luce di Nefesh, permette al vaso più puro del sistema generale, che è quello dell'Adamo, di entrare in contatto con Ruach. Ma l'Abramo si preoccupa, dice: ma io non ho abbastanza vasi per ricevere tutta la luce del Creatore. E così abbiamo Mosè che per acquisire questi vasi va in Egitto e conosciamo tutta la storia dell'Egitto, dell'esilio dell'Egitto. E quindi anche Mosè entra in contatto con la luce di Nefesh, che consente ad Abramo di avere una luce più forte, quella di Ruach, e ad Adamo, il primo cabalista, di arrivare alla luce di Neshama. Mosè scrive la Torah, un libro molto più spesso, con molti più dettagli. E ancora più di lui fa, ai tempi dell'antica Roma, del dominio in Israele di Roma, il Rabbi Shimon, che scrive lo Zohar, che è il commento alla Torah di Mosè. Anche lui entra in contatto con la luce, che consente a Mosè di avere una luce ancora più forte, all'Abramo ancora più forte, e all'Adamo che ha iniziato tutto, una luce ancora maggiore. E poi ci sono tanti cabalisti nella storia fino ad arrivare a noi. Possiamo indicare l'ultima generazione come la Malkut, per semplificare, che quando entrerà in contatto con questa luce permetterà alle anime precedenti, alle parti delle anime precedenti, ai vasi più puri, di avere a sua volta una maggiore luce. E quindi Shimon, Mosè, Abramo e Adamo. Ecco un esempio legato alla storia della Kabbalah di come funziona questo rapporto inverso tra luce e vasi. La prima luce per poter entrare, quella di Nefesh, ha bisogno di un vaso purissimo, perché il primo passaggio è quello più, è il salto più forte di tutti, il primo passaggio. Dopodiché, ogni ulteriore vaso che va a comporre quest'anima comune apporta beneficio a tutta l'anima, in particolare sempre di più,
in proporzione alla purezza di queste basi presenti nell'anima. Spieghiamo oggi la relazione inversa tra vasi e luci. Abbiamo cinque vasi o cli, dal più grande o diciamo il più puro, Keter, Hokmah, Binah, Zeramping e Malkut, il vaso meno puro. Le luci entrano invece nei vasi al contrario, dalla più piccola. Quindi la prima luce che entra è la più piccola che entra nel vaso più puro. Nefesh. Poi vuole entrare la luce di Ruach in Keter e poter entrare Nefesh deve scendere in Hokmah. Poi arriva una luce ancora più forte di Neshama per poter entrare in Keter, Ruach scende in Hokmah e Nefesh scende in Binah. Poi arriva ancora la luce superiore di Ayah. Per poter entrare in Keter, Neshama scende in Hokmah, Ruach scende in Binah e Nefesh scende in Zerampin. Infine, la luce più grande di tutte, quella di Yechidah. Per poter entrare in Keter, Ayah al suo posto in Hokmah, Neshama in Binah, Ruach in Zeramping e infine Nefesh va a riempire il vaso di Malkut. A questo punto ogni luce ricopre il posto che gli è stato assegnato.